lavorato, oltretutto per me è stata una grande esperienza lavorare a questo team, è stato risolto il problema e la macchina era finita. Qui al Nürburgring invece, dove si è venuti per fare dei tempi di velocità in assoluto, chiaramente la macchina ha potuto esprimersi al massimo e ha dato quello che ha dato. Ecco, in particolare io vorrei chiudere, poi se vuoi fare qualche domanda anche tu Mario, direi proprio che sarebbe stupendo poter vedere due, e non lo dico per piaggeria, due simpatici come Ghintani e Teofadi su questa macchina. Speriamo, perché intanto sono senza stipendio, spero di potermelo guadagnare in futuro. Adesso non cominciare a sperare troppo, perché così tra poco facciamo una folletta e diamo anche il numero del conto corrente. Ma non lo so, ma è la verità, sono uno che sta cercando lavoro. Ecco, Mario, se ti basta posso proseguire. Sì, senz'altro. No, volevo segnalare per i telespettatori che siamo al 15° minuto dell'ora conclusiva di prove dal Gran Premio del Gran Premio di Germania dal Nürburgring, e in questo momento è uscito il detentore della pole position, cioè Teofadi, che sta assaggiando con pneumatici da pioggia, quindi pneumatici da battistrada da scolpito, il terreno sul quale domani dovrà disputare la corsa, e ci sono buone probabilità che si disputi su terreno simile a quello di oggi, cioè bagnato. Ha concluso il primo giro, sta concludendo il primo giro Teo, e adesso vedremo che tempo farà. A titolo indicativo, l'unico altro pilota che era uscito fino adesso, che era Pierluigi Martini con la Minardi, aveva girato in 1:55.808. Come vedete, le scie d'acqua sollevate da Fabi e gli sbuffi che ogni tanto crescono dimostrano la presenza sulla pista, pur nuova e apparentemente levigatissima, di alcune pozzanghere. Eccoli infatti in testa e coda. Un incidente su una pozzanghera, eccolo che lo vediamo in replay, mentre stava cambiando marcia, va in testa e coda all'inizio del rettilineo Teofadi e sbatte violentemente contro il guardrail, scende dalla vettura, aspettavamo di vedere questo, ma ci sembrava che l'urto, per quanto rapido, fosse stato in una fase in cui la vettura era ancora in accelerazione, ma non velocissimi di oggi. Intanto, mentre abbiamo un replay sulla vettura di Teofadi, vi segnaliamo che è sceso in pista, ecco, attenzione, all'improvvisa sbandata, scarto, e la vettura urta, a mio modo di vedere, piuttosto violentemente contro il guardrail, quindi non sono